Anni 80 America, l'hip hop nasce in strada. Con DJ Kulek e DJ Africa Bambata. Importa il concetto, non importa la pronuncia. Il rap è la voce del sociale. Grazie ad Antonio De Stefano, in arte Kid Slam, e al suo professore Paolo Donadio, il rap entra nelle università italiane. All'Academy School di Napoli, infatti, si è discussa la prima tesi di laurea, rigorosamente cantata, dal titolo Rap Music, Analysis of Rap Lyrics. Dinanzi ad una commissione d'esame divertita e tra i sorrisi e gli applausi degli altri studenti in aula, Kid Slam ha dato vita ad una performance per spiegare l'importanza del rap, le sue origini e la sua storia. Ho pensato di fare questo messaggio rap poiché il rap è l'arte di trasmettere, di universalizzare la cultura. Quindi se noi universalizziamo la cultura, come dice Tupac in Chains, noi riusciamo ad effettuare dei cambiamenti nel mondo. Stemperata la tensione, Kid Slam si lascia andare ai microfoni, affermando forse un po' audacemente che Dante Alighieri è stato il primo vero rap della storia italiana. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta vi era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura. Cioè, questo è rap, capì? Quindi, cioè, i primi rapper ce l'abbiamo avuti noi in Italia. A commentare la particolare discussione di laurea anche il professor Paolo Donadio, relatore della tesi e tra i promotori dell'iniziativa. Viene studiato il rap, si studia il rap ma non per imbalsamarlo, ma più che altro per capirne meglio dinamiche, sviluppi, origini e anche possibili estensioni a culture che non sono poi quella soltanto quella statunitense.